Abbiamo seguito con attenzione, come sempre, l'edizione, in questo caso numero 50, della mostra dell'artigianato artistico abruzzese che si svolge ogni anno a Guardia Greria, che è il centro d'eccellenza dell'artigianato artistico abruzzese. Si è chiusa la manifestazione, ma il museo permanente presto tornerà a disposizione dei visitatori e di tante altre iniziative. Noi abbiamo seguito ovviamente la cerimonia di chiusura e vi proponiamo questo servizio. Anche in questo difficile 2020 l'ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese ha concluso il suo percorso espositivo nel Palazzo dell'Artigianato di Guardia Greria con le altre iniziative che ne contraddistinguono l'attività. Tra queste anche esperienze virtuali che hanno consentito a chi non aveva la possibilità di giungere in Abruzzo di ammirare ed anche acquistare le opere dei maestri artigiani in esposizione o anche seguire incontri tematici su argomenti di stringente attualità. Un bilancio positivo, sicuramente, per il presidente dell'ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, Gianfranco Marsibiglio. Abbiamo voluto fare la mostra e devo dire che a conti fatti sono molto soddisfatto perché tanti abruzzesi, tanti italiani hanno riscoperto il nostro territorio, hanno riscoperto le meraviglie e la capacità, l'arte del saper fare degli artigiani abruzzesi. Il direttore artistico Gabriele Vitacolonna svela il segreto di questa 50ª edizione, che in verità è quello che da sempre ispira gli organizzatori. Siamo riusciti nell'intento di programmare una mostra che guarda sempre al futuro. In che senso? Valorizzando tutte le sezioni dell'artigianato artistico. E naturalmente il risultato è evidente perché tutti i visitatori rimangono soddisfatti e attratti dal bello, dal gusto e dalla dinamicità della mostra. Notevole l'apporto dei curatori della mostra che hanno voluto tracciare una rotta fra tradizione e futuro. È Paola De Nardis a raccontare l'allestimento curato insieme all'architetto Angelo Pucci. Lo scopo principale è stato soprattutto quello di far capire le radici di questo artigianato e far capire come questo artigianato però possa in qualche modo evolversi e possa entrare anche nella vita dei ragazzi di oggi. L'architetto Angelo Bucci, come ricordato, collabora da molti anni con l'ente Mostra, ma quest'anno ha avuto un compito in più, cioè quello di realizzare un video nel quale sono protagonisti i nostri maestri artigiani. L'idea è stata quella di fare un'intervista a vari artigiani, un'intervista basata su uno schema molto semplice, cioè c'erano 5 domande: cosa vuol dire essere un artigiano, come è iniziato, poi gli abbiamo fatto raccontare quando hanno superato un problema, come si sono sentiti, e poi abbiamo chiesto com'era fare l'artigiano oggi e cosa chiedessero alle istituzioni. In questo modo abbiamo montato insieme tutte le risposte ed è venuto fuori un video di circa 50 minuti di una bellezza, adesso non perché l'ho fatto io ma perché sono le risposte belle veramente degli artigiani. Loro sono stati di una leggerezza e di una chiarezza incredibile. Il messaggio che è venuto fuori da tutti quanti gli artigiani è stato sempre solo quello di voler capire come possono fare per tramandare le loro tradizioni, e questo è un tema importantissimo, tant'è che molto spesso, insomma, all'interno dell'ente mostra si è parlato appunto di formazione, di iniziare a strutturare una formazione all'interno dell'ente mostra che coinvolga tutti gli artigiani che già sono nell'ambito di questo ente, per far sì che si possano formare nuovi ragazzi e quindi nuovi artigiani. Si è conclusa la 50ª edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese, ma già si pensa alle prossime scadenze, ma soprattutto ad alcuni obiettivi molto importanti. Ce ne parla il presidente Gianfranco Marsibiglio, che non rinuncia ad una stoccata, sia pur in punta di fioretto. Con la CNA si è instaurato un rapporto di vera collaborazione, quindi Francesco questa sera ha già preannunciato quella che è una futura iniziativa che andremo a realizzare. Porteremo gli artigiani abruzzesi a Palazzo Madama, porteremo le opere del Museo Permanente dell'Artigianato Artistico, e questo mi dà modo di dire che non tutti gli artigiani sono oggi rappresentati all'interno del museo,
e quindi faccio un po' lo sfacciato e dico che a Guardia Greve si dice che il cappuccino vergognoso riporta la visaccia a specie, e quindi invito gli artigiani che oggi non sono rappresentati a lasciare in donazione all'ente mostra delle opere, così anche le loro opere saranno portate in questa esposizione. Capite bene che andare a Matera, andare a Palazzo Madama non si può portare tutto, si devono portare delle cose numericamente determinate, e quindi porteremo le cose che abbiamo all'interno del museo. Ringrazio la CNA e metto anche in evidenza che le altre associazioni di categoria purtroppo sono assenti. Io gradirei anche collaborare con la Confartigianato, con l'Upaclai, però sono latitanti in queste cerimonie e nelle mostre e nelle attività che svolgiamo durante l'anno. Il presidente Marsibilio ha fatto riferimento alla collaborazione dell'ente mostra con CNA Abruzzo. È utile ascoltare anche le riflessioni del presidente Savino Saraceni, presidente di CNA Abruzzo, che ha proposto una breve ma significativa analisi sul momento che sta vivendo l'artigianato, non solo artistico, abruzzese. Questo è un evento che è uno spot non solo per la città di Guardia Greve, ma è uno spot per la nostra provincia, per la nostra regione a rilevanza nazionale, e quindi è un modo per far conoscere non solo la nostra arte ma anche il nostro territorio. Ed è importante, specialmente in momenti come questi, di valutare non solo quelle che sono le opere artigiane, l'attività degli artigiani, ma anche rivalutare quelli che sono i nostri piccoli centri interni che pian piano vanno perdendo non solo di valore ma anche di persone che vanno via. Gianfranco faceva riferimento alle tante imprese che chiudono, è vero, e credo non sia sufficiente parlare di bottega scuola, ma è anche importante parlare di ricambio generazionale che avviene con molta difficoltà. È anche vero che negli anni poi noi abbiamo svalutato quello che è il valore del lavoro manuale, quindi per ripartire bisognerebbe dare maggiore dignità e maggiore valore a chi fa, a chi opera, a chi si sporca le mani.